Presidente, oggi intervistando alcuni cittadini dello Zen recepiscono la sua venuta qui come una sfilata politica. La gente ci dice che i politici vengono qui soltanto per chiedere voti e per fare le passerelle. Una signora mi ha detto che hanno bonificato la zona soltanto per l'arrivo della Presidente Boldrini. Noi da mesi chiedevamo queste bonifiche. Cioè, in sostanza, il suo governo cosa ha fatto ad oggi per questo quartiere? Lei mi dice che sarebbe stato meglio che io non fossi venuta qui? Non ho detto questo, Presidente. Io sto dicendo. Allora, se si viene si fa la sfilata, se non si viene si omette di dare attenzione ai territori difficili. No, mi dica lei, qual è la soluzione? Io le posso fare soltanto una domanda. Non si pone il problema come mai su 35.000 abitanti di questo quartiere ad oggi le hanno parlato 5-6 persone? Non crede che comunque sono un po' offesi della sua della classe politica italiana magari? Ma probabilmente sono offesi, magari hanno anche delle ragioni per essere offesi, ma bisogna cominciare o no a cambiare? O dobbiamo continuare sempre allo stesso modo? Si potrebbe non venire in un territorio difficile e sarebbe più facile. Oggi lei sta criticando, no, questa cosa. Io ho fatto una domanda. Lei mi sta sottoponendo delle obiezioni. Bene. Le obiezioni non sono mie, sono dei cittadini. Sì, ma io penso che bisogna infatti ascoltarle, metterci la faccia e bisogna non averne paura. Molti residenti dello Zen, uno dei quartieri più degradati di Palermo, non ha gradito l'arrivo della Presidente della Camera Laura Boldrini. La Presidente è stata accolta giorni fa nel quartiere popolare dal sindaco Luca Orlando, il deputato nazionale di SEL Erasmo Palazzotto e anche al presidente dell'associazione Progetto Zen Insieme, nonché ex coordinatrice della Sicilia del partito di Nichi Vendola, Mariangela Di Ganci. Pulizie speciali per la visita della politica italiana allo Zen, la quale ha incontrato qualche famiglia. Ma la maggior parte degli abitanti ci ha raccontato che sono abbandonati da sempre dalle istituzioni. È contento che dice il presidente? Sì, com'è? Non è contento. Cioè, lei mi vede la mia faccia. Come mai non è contento, signor? Per tanti motivi, no? Il più importante. Uno è più importante? Cosa devo dire? Perché c'è stato, sono le votazioni, ora stanno avvicinando tutti. Quindi dice che le istituzioni vengono soltanto. Quando di bisogno, quando non hanno di bisogno di noi vengono. Questa mattina sono sceso, ho visto un po' di caos lì allo ZN2 e mi hanno detto che c'era un deputato, non so chi sia. La Presidente della Camera Boldrini. Boldrini. Buffona come tutti gli altri. Perché sono dei buffoni, perché vengono nel nostro quartiere solo a fare i buffoni. La nostra povertà, la nostra delinquenza che abbiamo qua è soltanto creata dai deputati. Questa è una buffonata, a me non serve Orlando e la Boldrini quando l'hanno riqualificata questa zona, tra 20 anni la riqualificano, è tutta questione di... Poi se Orlando c'è scala romana, sarà per questo. Qua manca lo Stato, qua mancano le istituzioni, e chissà, non c'è niente, poi siamo abbandonati a noi stessi. La gente del luogo ci parla di una politica sorda alle loro esigenze, addirittura un anziano abitante dello Zen ci racconta che per avere la raccolta dei rifiuti nel suo quartiere doveva chiamare un suo amico che lavorava all'Ania, l'azienda che gestiva sino a qualche tempo fa la polizia urbana a Palermo. Quando lavorava all'Ania qualcosa si muoveva qua direttamente, perché c'è il mio collega. Ma fa cortesia, un po' di parola lo butto là. Ma cortesia però! Cortesia! Anzi, mi diceva pure, lo sai se mi faccio toccare, rischio poi si travaglio. Non ti preoccupare, ma la non siamo porci, perché noi siamo abitanti dello Zen. Non dobbiamo vedere pulito quando vengono solamente loro. Intanto il consigliere Gianni Dragna non si limita a lamentarsi della visita della Boldrini nel suo quartiere, ma ci fa vedere anche dell'altro. La cosa bella, lo sai che cosa è? Che essendo che qua la dottoressa, la presidentessa Boldrini non passava, e per farci vedere che là l'hanno pulito, era pulito, hanno preso tutto il materiale che c'era là, dall'altra parte, lo sono venuti a buttare pure qua. Quindi questa è diventata, o già lo era? È aumentata la discarica, ce l'ha persa. Quindi già era una discarica? Già c'era, però tutto il resto di là sono venuti a buttare. Che poi si vede, guardate, ieri con la pala meccanica lo scaricavano e lo andavano impostando. Il
questo è un quartiere in cammino, mentre forse qualche anno fa era un quartiere fermo. Mi sembra che sia un fatto positivo. È chiaro che quando cammini ti dicono vai più veloce, o ti dicono cerca di andare più lontano, però sicuramente è un quartiere in cammino. Quando volete. No, con gli obiettivi raggiunti. Con gli obiettivi raggiunti, guarda, probabilmente il mio successore tra 20 anni se non sarò io.